Nel segno della stella a tre punte, il 2018 di Casa Franchia si apre con la totale rivisitazione delle gamme di vertice di Motorhome M-Line e Platin. Il nome non è cambiato, si chiama Platin i8400 GD, così come non è cambiata la meccanica di base Mercedes-Benz Sprinter 519 con motore da 3 litri, 6 cilindri, Euro 6, 190 cavalli e cambio automatico a 7 rapporti, ma tutto il resto a partire dal design esterno è nuovo. Un look completamente rinnovato, ispirato ai liner di produzione tedesca, con cui evidentemente il nuovo Platin desidera entrare in competizione senza timori reverenziali, che si esplica in un nuovo frontale contraddistinto da un ampio parabrezza panoramico, da una nuova calandra e con un design veramente molto molto ricercato. Il tutto è supportato da un grande improvement della tecnica costruttiva. Lo si vede nel doppio pavimento specialmente, che grazie a un'altezza di 34 cm può contenere al proprio interno la totalità degli impianti di bordo. Significa che la caldaia ALDE, quella del riscaldamento centralizzato, non occupa più una porzione della cassapanca ma è totalmente integrata nel sottofondo e che i serbatoi dell'acqua potabile possono ora vantare una capacità di ben 270 litri, rimanendo tutti integrati nel doppio pavimento. Sviluppato in stretta collaborazione con Mercedes-Benz, il nuovo Platin porta con sé tutti i benefici della meccanica della casa di Stoccarda, implementandone ancora le possibilità. Ecco quindi una massa complessiva di 5300 kg ed ecco nuovi cerchi in lega esclusivi Franchia che portano con loro anche un aumento delle carreggiate, 3 cm all'anteriore, 5 cm al posteriore, per offrire ancora più stabilità, il tutto naturalmente in abbinamento ai classici dispositivi di sicurezza proposti rigorosamente di serie. All'interno, se da una parte Franchia conferma le essenze noce bianco, come il veicolo sul quale ci troviamo, o il più chiaro Oak White, il costruttore introduce significative novità. Sono infatti completamente rinnovati tutti i piani dei tavoli, i piani di lavoro dei blocco cucina, della toilette, mentre sono rivisti i baldacchini che ospitano l'illuminazione perimetrale a sovrastare i pensili, che vantano ora un pregevole rivestimento in pelle. Grande attenzione è stata posta nell'ulteriore implementazione dei blocchi cucina. Sono due le versioni generalizzate che Franchia propone, una da 1,5 m, una da 1,15 m. Ci troviamo in presenza della versione di maggiori dimensioni, che vede evolvere il lavello, che abbandona le forme circolari dell'anno passato a favore di forme rettangolari capaci di offrire maggiori superfici utili, mentre raggiungendo la camera da letto posteriore si può apprezzare la nuova testiera dedicata ai letti gemelli e il nuovo sviluppo dei materassi degli stessi. Anteriormente invece è stato rinnovato completamente il sottobasculante, provvisto di illuminazione a LED perimetrale e completo di rivestimento imbottito, inserti in legno e i classici spot di lettura orientabili dedicati alle poltrone della cabina di guida. Per ciò che concerne infine le versioni disponibili, Franchia conferma i 4 Platin già conosciuti e apprezzati, 2 da 7,90 m, si chiamano i 7900 GD con letti gemelli posteriori, i 7900 QD con letto matrimoniale centrale, naturalmente su garage, e due versioni di maggiori dimensioni da 8,5 m di lunghezza, i8400 GD con letti gemelli su garage, i8400 QD con letto centrale matrimoniale. Appena un gradino più in basso, la gamma di Motorhome M-Line ripropone gran parte delle innovazioni introdotte da Franchia sui Platin, a partire dalla scocca, dal design, e offre 5 versioni tutte abbinate alla meccanica di base Mercedes-Benz. Si parte dalla 7400 Plus da 7,60 m di lunghezza, contraddistinta dal letto basculante anteriore trasformabile in letti gemelli, servizi centrali e in coda un maxi living con dinetta U e garage posteriore, per arrivare alle classiche piante 7900, un'altra volta GD con letti gemelli, QD con letto matrimoniale centrale, o i grandi 8400 ancora in versione GD con letti gemelli o QD con letto matrimoniale centrale nautico. Ancora meccanica di base Mercedes-Benz, ma in versione profilata per i due semi-integrali della gamma T di M-Line. Sono dedicati alla coppia, offrono trazione posteriore con ruote gemellate, dimensioni di 7,5 m di lunghezza e due layout. Si chiamano T7400 GD, letti gemelli posteriori su garage, o T7400 QD con matrimoniale centrale nautico.
proprio questa tipologia di disposizione della camera da letto posteriore riceve una innovazione generalizzata all'intera produzione, con il letto scorrevole elettricamente per liberare, quando non necessario, maggiore spazio di circolazione attorno al letto stesso. A fianco alle versioni su meccanica Mercedes-Benz Sprinter, ecco quelle su meccanica Fiat Ducato. Si chiamano F-Line, sono disponibili in tre tipologie costruttive, mansardati, profilati e motorhome, per un totale di 23 versioni. Cominciamo dai mansardati, che vedono un totale rinnovamento dell'aspetto esterno con una nuova mansarda completamente ridisegnata e pensata per offrire la massima spaziosità interna, spesso abbinata non al tradizionale letto matrimoniale trasversale, ma ai sempre più richiesti letti gemelli. La nuova mansarda pensata e realizzata da Franchia vede la presenza di due finestre laterali simmetriche, di un max blo centrale EK3 e perimetralmente del riscaldamento centralizzato, sia esso Truma o Alde, per garantire il massimo comfort anche in presenza di temperature particolarmente rigide. I veicoli, che portano in dote le innovazioni generali introdotte dall'azienda tedesca, il mobilio, quindi i rivestimenti del piano cucina e dei pavimenti, sono proposti in versione base in quattro varianti: 680 Plus, 6,80 m letti gemelli e dinetta U posteriore su garage, e con questo layout che viene anche proposto in dimensioni sensibilmente maggiori: il classico 7,40 m, il nuovo 7,90 m o il grande e particolarmente conviviale A840 Plus, che vede la dinette posteriore sviluppata non a U ma a G per ospitare anche 8 o 9 commensali. A fianco ai mansardati, ecco i profilati, rappresentati di serie dal T740GD e soprattutto i motorhome, tutti in abbinamento al Fiat Ducato con telaio Alca MC a due assi per i modelli fino a 680 e 740 cm o a tre assi per quelli superiori, e contraddistinti da differenti livelli di allestimento: exclusive per i modelli di dimensioni più compatte, di serie luxury per quelli di dimensioni maggiori. A questi Franchia aggiunge oggi il nuovo Titan. L'allestimento Titan in particolare è dedicato a tutti coloro che desiderino poter beneficiare di un equipaggiamento di serie simile a quello che Franchia offre per il Platin, abbinato però alla meccanica di base Mercedes-Benz, ed è disponibile non solo per i motorhome ma anche per i mansardati delle serie 790 e 840. Come logico immaginare, si tratta di un allestimento particolarmente ricco di opzioni, a partire dalla meccanica di base Fiat, che è proposta in versione con pack chassis completo, quindi motore 2.3 multijet 2 power 177 cavalli, cambio automatico, cerchi in lega, climatizzatore automatico, scocca ThermoGuard Plus, pack elettrico della Büttner con una batteria agli ioni di litio da 110 A, booster di carica, pannelli solari, impianto con antenna satellitare automatica da 85 cm e TV dedicata e veranda esterna. A livello di disposizioni interne, la casa tedesca propone il nuovissimo 790 Plus, un veicolo estremamente particolare che si inserisce nel fortunato filone dei motorhome e mansardati con dinette posteriore a ferro di cavallo, ma che innova questa soluzione proponendo sopra il living posteriore un vero e proprio letto centrale basculante, discendente, movimentato elettricamente grazie al meccanismo fornito da Project 2000, che farà la felicità di tutti coloro che a questa tipologia costruttiva desiderano abbinare altri due posti letto sempre pronti.